sabato 12 gennaio e si concluderà giovedì a Macerata Campania l'edizione 2013 della Festa Sant'Antuono, uno degli eventi più importanti nel panorama delle feste popolari religiose della Campania. La giornata di domani sarà interamente dedicata alla cultura e tra le varie iniziative sarà presentata un'opera teatrale dedicata che fa l'excursus della festa, scritta dal maceratese Alessandro Casola. Il giorno 16 è dedicato alla cultura nell'ambito della Festa Sant'Antuono a Macerata Campania e verrà presentato un'opera teatrale a Festa Sant'Antuono che fa un excursus di quella che è questa festa. Sì, parte da come è nata nel XIII secolo, in quanto questo suono, il suono della pastellessa, era un suono artigianale e serviva alle persone che appunto organizzavano le fiere per percuotere le botti, tini e falci, per far vedere che gli strumenti erano robusti e appunto per poterli vendere, una sorta di campagna promozionale. Oppure c'era l'altra spiegazione, che era una sorta di rito propiziatorio per incentivare il raccolto. Questa è un'opera teatrale, la pubblicazione esiste ma non è in vendita il libro. Lo scopo di questa opera teatrale è quella di far conoscere la Festa di Sant'Antuono un po' ovunque. Assolutamente sì, appunto l'ho messa a disposizione all'Associazione Sant'Antuono per la divulgazione della festa. È un'opera prettamente comica, perché quando si parla di cultura, si parla di tradizione, si pensa sempre a qualcosa di pesante, invece l'opera è divertente, ha lo sfondo ironico. In quest'opera sono ospiti altre opere. C'è una poesia meravigliosa scritta da Vincenzo Polcari, che poi ha curato anche la locandina, la copertina del volume, e praticamente poi c'è la canzone storica, il canto di a Feste Sant'Antuono, che appunto è stata scritta in epoca di Sant'Antonio Pastellista, e poi c'è una canzone contemporanea, O Vuttare, tradotto sarebbe il Bottaro, che è uno dei percussionisti della festa, che appunto racconta un po' tutto l'humus di questa persona che aspetta che l'indomani esca il sole, altrimenti non si può esibire.